Buonasera a chi sia arrivato. Allora, cerchiamo il nostro avversario. Eccolo qui. Challenge player. Formato freeform. Mazzo. Dov'è? Paupero Tissi Redraft 13. Eccolo qui. Dunque, stiamo giocando Paupero Tissi Redraft. Allora, la posizione di draft ovviamente è già stata fatta. Questo è solamente, diciamo, il match tra i due giocatori che hanno draftato. Cioè, siamo 8 giocatori in tutto. Ecco qui. Il primo match che ho è contro questo giocatore. Sì, non mi sono spiegato molto bene, ma insomma, spero abbiate capito. E ecco qui. Il nostro mazzo è fatto è singleton perché sostanzialmente abbiamo draftato dal pool di tutte le carte Pauper, ma in una singola copia. E io ho montato Affinity, che ora vedrete e vediamo come funziona. In realtà dovrebbe essere molto consistente. Il mio avversario invece gioca Boros Blitz. Le liste sono pubbliche, quindi magari ogni tanto daremo un'occhiata anche alla sua lista. La sua lista che sta qui. Ah, vediamo che fa. No, terribile. Terribile, sì. Hi Piotr. What are you saying? Ora devo pescare. We leave that for another time. Or maybe not. I don't know. I could grab it. It's all dusty because it stays on the wall. Okay. Yes, I will defeat Blitz with the power of this katana. I will really need it. Ok. Now let's play though. Dunque, o tiro disputa per cercare una rimozione, oppure mi affido alle munizioni a partire dal prossimo turno. Quindi per esempio ora potrei fare così, così. Tiro munizioni, io proverei a fare così. Non so se sia una buona idea, però questo è il piano migliore che mi viene in mente. Di rimozioni ne gioco due main deck, proprio rimozioni tradizionali, sono Vendetta e Terrore.
quindi le chance di trovare rimozione con Disputa non sono proprio enormi. Purtroppo Pietro, siamo contro Blitz, che fra gli 8 giocatori era il mio matchup peggiore possibile. Cioè, poi gioca pure la Gonna, ma come si fa a battere la Gonna Trailblazer? È imbattibile, letteralmente Progenitus. Però faremo del nostro meglio. Dunque, nel frattempo posso spiegare per chi non sapesse. Che disastro. Per chi non sapesse cos'è questo formato, no, devo fare il mio turno prima. Allora. Ma io mi sa che ammazzo King Fiend, cioè che posso fare? In realtà, vediamo quante protezioni ha lui. Lui ha una, due, tre, ne ha un sacco. 4, 5. Quindi starà sicuramente tenendosi open di una protezione. Potrebbe essere meglio mettere un parante, costringerlo a fare qualcosa. Sono veramente desolato. Vabbè, se no facciamogli usare sta protezione, dai. Buona questa. Perché in teoria posso sparare Spellbomb e pescare. Però se faccio così. Ah, perché in teoria munizioni sì, non si dovrebbe preoccupare della protezione. Però se faccio così, di sparare Spellbomb e pescare, appunto non posso girare attorno a protezione. Però d'altronde questo è forte perché mi fissa il mana in questo momento in cui mi mancano alcuni colori. Veramente tosta. Ah, vediamo così. Cioè, io faccio questa. Ciao Amiskull, grazie per il follow. Vediamo che succede se faccio così. Ok, infatti aveva la protezione. Ok, però noi possiamo ammazzarlo lo stesso. Però a questo punto mi sa che ci spacchiamo una terra. Per non toglierci la pescata. Però non mi sento proprio benissimo. E addirittura. No! Questa quanto costa? 3. Non possiamo nemmeno pescare con la Spellbomb tirando disputa. Tireremo la balena. Sperando che basti, ma non credo.
Purtroppo è un matchup terribile. Cioè, io sono un mazzo value molto fair alla fine, per quanto sia Affinity, quindi fa un value spropositato, però rimane comunque nell'ambito delle cose fair, ecco. Cioè, faccio creaturine, un pochino di interazione, pesco carte. Ma se lui fa dei ciccioni protetti è difficile. Proviamo a vedere se mi muore la balena. Incredibile. Cosa mi tira? Lava Dart? No, Satiro Oplita. Beh, Satiro Oplita lo ammazziamo però. Questo fa degli 1-1, non mi interessa. Ammazziamo il Satiro Oplita. Ci peschiamo una carta. Ok. Ci vogliamo riprendere una terra con il Green Talk? Siamo un po' in mana screw. Eh beh, sì, Trinket Mage, carta rotta. No, in realtà in questo formato è effettivamente sgravato. Però mi sa che devo un attimo tornare indietro di terra e fare questo Green Talk per sopravvivere. Ah! Sono un coglione, avrei dovuto attaccare. Mi devo ricordare che la balena ha cautela sostanzialmente. Qui bisogna vedere una rimozione nera per la Lagonna. Double Strike e Trample. Potremmo essere morti, eh. Si è costruito un Temur Battle Rage sostanzialmente. Certo. 20 meno 6 fanno esattamente 14, siamo morti. Eh sì. No, beh, è un matchup impossibile. Per fortuna il draft è a doppia eliminazione. Allora, possiamo togliere un Archeomander perché luppare non ci interessa troppo. E possiamo togliere, penso, una creatura a caso. Il Mirai Trivial lo lascerei anche perché è cibo per Crackran Shaman e munizioni, banalmente. Possiamo togliere tipo l'Aurioxan Chaser, credo. Glitchfinder lo lascerei perché può rubare la partita in modo inaspettato. E rubare è utile contro questo mazzo perché il matchup è talmente disperato. Eh no, Gurmag è abbastanza incastabile in questo formato. Praticamente è più forte come 8-pick per non farmela giocare, cioè per non farla giocare agli avversari che per altro. Cioè, non è incastabile nel formato, scusa, è incastabile nel mio mazzo. Perché non mette così tanta roba al cimitero quanta ne mette Affinity costruito. Ok, allora. Carichi per G2, abbiamo l'editto, abbiamo la Vrattina. Ce la possiamo ancora fare. Il mio avversario gioca un sacco di terre tappate, potrebbe essere un po' lento. Boh, proviamo. Facciamo un Mirror Enforcer abbastanza presto con questa mano. Non penso che possiamo mulligare per interazione in questo formato.
2, 3, 4, 5, 6. Quindi sì, prossimo turno facciamo Mirian Forcer. Poi turno dopo probabilmente scarteremo Skyfisher con il Blood Token. Ah, il mio avversario ha tenuto Monoterra. Qui avere il doppio nero sarebbe bello. Sto pensando se fare terra stappata per scartare subito col Blood Token dopo aver fatto Enforcer. Ci potrebbe stare. In quel modo poi posso anche eventualmente scartarmi il Tangle Pool Bridge e ciampare col Retriever se ci fosse necessità. Onestamente no, in realtà forse adesso dovrei attaccare e basta. Ora scarteremo la Core Skyfisher. Tra l'altro abbiamo anche Fontana in campo, quindi poi ce la possiamo riprendere tranquillamente. Ok, ancora non è abbastanza grosso in teoria da darci fastidio. Ok, infatti. 3-2. Penso che noi proviamo a fare Vinkars Justice. Peccato avere tutte terre tappate, cioè tante terre tappate, ma non è che si può chiedere troppo. Purtroppo mi sono state sniperate alcune terre artefatto stappate. Oh, cos'è? Ah. Il fatto che il nostro avversario si sia schiodato è pessimo, ovviamente. Tra l'altro, se pariamo con entrambi, il mio retriever fa in tempo a prendere Enforcer, perché quando la sua abilità va in pila sono già entrambi al cimitero. Potrebbe essere una cosa utile. Io spero solo che questo qui non sia più di un 2-2 alla fine di questo turno. Cioè, magari bonus temporanei, no? Ma in realtà, anche se dà un bonus temporaneo, poi rimane 3-3 perché ha Heroic. Quanto odio la meccanica Heroic, è veramente la meccanica che odio di più nella storia di Magic. Ok, buono. Qui lo distruggiamo con Evincar. Se fa un'altra creatura, ti prego, un'altra creatura. No. Disastro. Ok. Krark Clan Shaman. Cosa significa per noi Krark Clan Shaman? Che potrei saccare tre artefatti e farli fuori tutto, oppure aspettare il prossimo turno e fare Vinkar più Krark Clan Shaman. No, io sacco tre artefatti adesso perché posso saccare una terra, cioè due terre e Retriever e riprendere una delle due terre con Retriever. Quindi faccio Tangle Pool tappata, così il prossimo turno posso fare Carapace Forger. Sacrifico le due blu e poi riprendo quella blu stappata. Non mi sembra malissimo come piano.
Così il prossimo turno posso anche tirare Vinkars. No mutagenica? Ok, ha funzionato. Buono, buono. Così il prossimo turno, volendo, posso anche riprendere il Retriever e Crackran Shaman. Insomma, siamo adesso in uno spot decente. Ci sto credendo che abbiamo una chance contro Boros Heroic. Lui comunque avrebbe dovuto forse flashbackare Lava Dart sul Retriever in risposta a Crackran Shaman. Certo, si sarebbe rimasto di nuovo a una terra, però forse mi avrebbe dato un po' fastidio, cioè parecchio fastidio. Ok. Questa si pompa più uno più uno counter, ok. Sì, mi sa che qui dobbiamo loopare Crackran Shaman. Cioè, non ha senso fare Carapace Forger. Credo. Noi ci riprendiamo Crackran Shaman, Mi Retriever. Poi Mi Retriever riprenderà Fontana. Ah, però se lui rimane open di protezione è un po' un disastro. Beh, nel caso non rompiamo subito lo sciamano. Ok, lui mena. Buono. Allora, qui potrei anche tirare Vinkars Justice. Cioè, o tiro Vinkars Justice, oppure tipo Sciamano Retriever, oppure Forger Retriever. Le opzioni sono tante. Forger Retriever in realtà è carino perché comunque Retriever può ciampare questo e riprendere Fontana tranquillamente. E almeno gli mettiamo un po' di pressione in più, secondo me ci sta. Facciamogli sentire un po' il fiato sul collo. Cioè, perché devo sempre essere io a subire? Non è giusto. Purtroppo così non siamo open dell'attività. Dell'attivata di Crackran Shaman, quindi se si becca dei segnalini ci dobbiamo li dobbiamo accettare e basta, però vabbè. Comunque prossimo turno possiamo fare sia Crack che Vinkar volendo, che è una cosa interessante. Flame Slash. Questo un po' dà fastidio. Lo gioca inside Flame Slash. No, lo gioca di main. Vediamo un po' inside che ha. Nulla che sembri riguardarmi. Ok. Per ora trada ancora con il Carapace Forger quel coso.
il mio avversario è a 8. Sono così tante linee. Molto, molto complicato questo game. Non credo di dover parare col Forger perché è chiaro che lui abbia qualche protezione o pompaggio. Sono indeciso se parare col Retriever o no. Forse no. Quello che dà doppio attacco a uno è una Sorcery, quindi non dovrei avere problemi da quel punto di vista. Retriever mi permette prossimo turno di brattare. Però brattare come? Da 3? Se ha la protezione non ha senso. Quindi forse la cosa più saggia è semplicemente ciampare con Retriever. E luppare fino alla morte, sperando che lui non peschi Trample nel frattempo. Però io intanto lo attacco. Io non credo che lui possa farmi 18 danni in un turno, che se ha molte carte. Ah, che fastidio. Ah, però in realtà ora che ho pescato Terraglio potrei riprovare a brattare. Oppure faccio crack, paro e se lui fa cose strane, vratto. Forse sarei per questa via qui. Perché adesso, cioè, se vratto, boh, gli faccio usare la protezione, prende un segnalino e a meno che io non ammazzi anche Carapace Forger, il suo amico è salvo, sicuro. Ah, che avrei dovuto fare prima Fontana, se no mi può ammazzare in risposta il coso, ma lui non l'ha fatto. Ok. Ok. Vediamo un pochino. Cosa ci racconta il nostro avversario? Io sono spaventato a morte, cioè quel mazzo lì può fare di tutto, cose molto pericolose. Questo è Temur Battle Rage. Ah no. Non attacca con nessuno dei due. Qui siamo vicini a poter fare questa con Buyback che lo ammazza abbastanza presto. Ah, in realtà possiamo anche mettere i segnalini più uno su Clan Shaman. Non è male come idea. Quante belle cose. Segnalini più uno su Clan Shaman. Quanto mi aiutano? Non lo so, onestamente. Forse è un'idea figa in realtà. Perché io posso vrattare da uno e gli ammazzo questo.
Poi attacco col Forger e se lui para e prova a proteggere lui, li ammazzo anche lui. Sì, mi piace. Sciamo open il nero rosso per spaventare l'avversario. Ok, terra l'abbiamo già fatta. In realtà posso attaccare con entrambi. Se il mio avversario para Carapace Forger e va a 1, poi prossimo turno lo ammazziamo dei Vinkers. Se siamo ancora vivi però, in teoria. Mi è piaciuto questa cosa di mettere i segnalini sul Krark, molto divertente. Ok, in teoria prossimo turno l'avversario è morto dai Vinkers e non credo che lui ci possa fare niente. Bello, bello. Vittoria molto poco convenzionale, mi è piaciuta un sacco. Che formato bizzarro. Sì, fai tutti i cani che vuoi. Bam. No, cosa fa? Ah, sì. Tutta la protezione che vuoi, infatti. Uff. È un game, almeno l'abbiamo vinto. It's insane tech, Piotr. Cave of Temptation broken. Allora, riguardiamo la sedata. Ma onestamente mi sembra che vada tutto bene. C'è questo Aurioch Sun Chaser che è un 3-3 a costo 2 che è carino, ma mi sembra che sia meglio il resto che abbiamo. Sì. Abbiamo Terror. Questa è molto forte. Cioè, una delle nostre pochissime rimozioni. Peccato che abbiamo solo terre tappate, però. E siamo un dei draw. Potremmo essere morti prima di poterla castare, però. Ci proviamo, dai. Ah, l'avversario sta mulligando. Che è ottimo. Ok, ha mulligato semplicemente a 6. Facciamo questa, direi. Magari peschiamo un Preordain. O un qualsiasi dei sassi blu, insomma. Allora, questa non è un problema. Cioè, in realtà ci distrugge il piano editto, però vabbè. Comunque, diciamo, non è una creatura che voglio rimuovere. Ah, che palle, tutte terre tappate. Facciamo così.
Facci un bel kill fiend, qualcosa da ammazzare. No. Ok. Allora mi sa che faremo proprio l'ovetto, no? Certo, siamo a 13. Sì, facciamo l'ovetto. Sì, turno prossimo possiamo fare la balena. Direi che il bianco casta più cose del verde, quindi facciamo così. Preghiamo di non morire questo turno. E prossimo turno, 1, 2, 3, 4, 5, possiamo fare la balena e rimanere open di disputa o terror. Se no, linee alternative. Allora, Thoughtcast di sicuro non lo tiriamo perché ora abbiamo bisogno di impattare il board. Linee alternative sono munizioni. Mi tengo 21 attivate di munizioni, ma mi sembra molto bene come piano questo. Sì, poi prima di spaccarci gli artefatti bisogna appoggiare le cose con affinità. Ok, si fa così. Balena a costo 1. E passiamo. Festival Crusher, ok. Questo ovviamente è un problema. Però finché lui c'ha questo open, noi non ci tiriamo terror perché sennò è un casino. Cioè, una delle poche rimozioni che abbiamo non la possiamo sprecare. Ok, quello si sta. Quindi sì, intanto attacco. Poi faccio un ciccione. In questo modo obbligo l'avversario a pompare il crusher e io posso provare a tirarci terror sopra, no? Ah, fra l'altro l'avversario ha due carte in mano. Questo è ottimo. Sì, io farei così. In realtà no. È un pessimo piano. Perché così, se lui tira protezione nel suo, questo diventa più grosso. Quindi, alla fine di questo turno glielo tiro il terrore lì sopra. Meglio fargli sprecare la protezione comunque in un momento in cui non mi fa danno. Allora, lui ha esilato due terre, che è ottimo. Questa che fa? Ok, semplicemente un Guildgate. Senza la sinergia con i cancelli. Ok, adesso basta aspettare, proviamoci. Ovviamente ha la protezione, però tanto ormai si sarebbe sempre tenuto open. Quindi almeno gliel'abbiamo fatta usare. Ok. Trinket Mage cosa ci può andare a prendere di interessante? Solo roba che fa value, che in questo momento non è proprio il massimo. Non so se tirare Thoughtcast o
o se appoggiare più roba possibile in campo. Tipo, se io metto munizioni. No, no. Sì, tiriamo Toadcast. Vediamo un po' che succede. Aspetta, aspetta. Bisogna usare questo che fa mana verde, che è tanto inutile. Buonissimo Glitzfind. Significa che al prossimo turno potremmo ammazzare l'avversario. Attacchiamo con. Steelfin. Forse anche il Canapes Forger. Allora, noi adesso faremo Glazefiend più o munizioni o Trinket Mage, direi. Trinket Mage che nel caso prenderebbe Fontana. Però sarebbe anche carino fare Navigator's Compass per non morire. Quello forse lo devo fare. Cioè, per evitare di morire. Tanto artefatti da castare, il prossimo ce ne ho. No, il Carapace lo lasciamo in difesa, dai. Andiamo safe. Ok, lui no. Mi ha preso un colpo perché stavo pensando che effettivamente non avevo guardato se avesse lava d'arte, ma in questo momento non ce l'ha. Ah, poi in realtà bastava fare i conti, cioè. Con questi artefatti sono sicuramente letale con Glaze, quindi non aveva senso attaccare con Carapace Forger. Anzi, forse non aveva senso nemmeno non fare il Compass, giusto? Perché questi sono 1, 2, 3, 4. 4 per 2, 8. No, ok. Allora, questi in tutto sono 5. Quindi sono 10. No, non sono per niente letale. Sto sognando. È tutto da vedere se non abbiamo perso ancora. Però sì, in realtà mi sento in una buona posizione. Non lo so, diciamo che era un turno su cui forse avrei dovuto pensare un po' di più, eh. Tipo, no, in realtà Glazefiend e Trinket erano obbligati, perché Trinket mi serve spendere il mana adesso per poter fare poi artefatti il prossimo. L'unica cosa era da pensare se fare il Compass il turno prima, ma no, non credo. Ah, e se attaccare o no col Carapace Forger. Forse avendo anche la Steelfin in difesa, sapendo lui ha solo due carte in mano, era molto free l'attacco con Forger. E poteva rendermi letale questo turno. Vabbè, vediamo. No, comunque Trinket Mage in questo formato è veramente devastante. Ti prende tutto. Ti fissa il mana, ti prende gli artefatti importanti e il tempo per castarlo ce l'hai. Comunque. Dobbiamo pescare. Per essere letali. Allora, aspetta, questi quanti mana, quanto mana ci occupano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sono 5. In realtà per ucciderlo ci servono altri due artefatti. Quindi tipo una terra e un'artefattina 1. Non è facilissimo. Però comunque lo costringiamo a parare con le creature, eh. Reckless Charge. Questa un po' mi fa paura. Ok,
No, please, not Temur Battle Rage. Avrei dovuto fare il compass. No! Allora. Però in teoria per ora non siamo morti. Allora, se noi pariamo con questi sono 10, quindi 16 meno 10 fanno 6 danni, andiamo a 5. Non so se questo, secondo me, quell'uno di costituzione non dovrebbe contare troppo, credo di poter far sopravvivere il Glitzfiend. Perché vediamo un po' che cos'è che lui ci può tirare a velocità instant. C'è un sacco di roba che ci ammazza, mi sa. Però la protezione se l'avesse avuta l'avrebbe tirata prima per non farci parare. Inattività, ma dove? Se lancia una spell a caso lui diventa un 10, sono 20, meno 10, vado a 1. Quindi sì, secondo me ha senso parare così. Ah, lui sta ordinando i blocchi. Vediamo un po'. No, in teoria se sopravviviamo, prossimo turno, meniamo con un Glitzfiend enorme, lasciamo Retriever in difesa, andiamo tipo a 8 vite e poi il turno dopo lo ammazziamo con munizioni, però. Tanti sì. Vediamo un po', eh. Dai, ti prego. Non avere un'altra spell in mano, no. Ma se avesse dato prima protezione dal blu mi avrebbe ammazzato. L'avversario ha sbagliato. Ok, abbiamo pescato un altro artefattino. Se peschiamo terra siamo letali in teoria, no? Anche questo va bene. Dovremmo avercela fatta. Yes. Abbiamo vinto. Ah, sì, infatti no, l'avversario ce l'ha regalata. Ce l'ha veramente regalata. E in realtà non... Sì, lui ha proprio buttato la partita. E
Le nostre giocate non avrebbero cambiato nulla comunque, perché anche se io turno prima avessi fatto per sicurezza il Navigator's Compass, adesso sarei, cioè, sono a 4, no? Ma quei 4 danni, se lui avesse dato protezione dal blu, li avrebbe fatti easy in più, cioè avrebbe fatto 6 danni in più, più 2 se avesse attaccato con questi. E io al massimo potevo prenderti uno in meno parando anche col Glaze, ma quindi sarei andato comunque tipo a meno 5. Ok, comunque abbiamo vinto inaspettatamente contro il nostro peggior matchup. Eh beh sì, co come fai? Cioè, quando vedi Trinket Mage, proprio ti cascano le braccia, non sai più come reagire. Comunque la cosa divertente è che lo abbiamo ucciso con le sue stesse armi, cioè con la One Tour Kill proprio di cattiveria. Allora, torniamo al mazzo mentre parliamo. Nel frattempo lui mi sa che mi sta scrivendo. No, qui.